Una sala affollata per seguire il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Larino guidata da Giuseppe Puchetti. Il sindaco ha giurato, comunicando anche la giunta che lo accompagnerà nei prossimi 5 anni. Il ruolo di vice è a Maria Giovanna Civitella, con le deleghe alla cultura, all'istruzione e alle attività produttive. Giuseppe Bonomolo si occuperà di lavori pubblici, ambiente e sport, mentre Nicola Giardino gestirà l'urbanistica, la ricostruzione e la programmazione. Turismo e politiche sociali, pari opportunità, trasporti e affari legali ad Alice Vitiello. Il bilancio resterà invece in quota al sindaco. Il nuovo presidente del Consiglio Comunale è Antonio Vesce, vice l'esponente di minoranza della lista Il Germoglio, Graziella Vizzarri. All'Unione dei Comuni, infine, andranno, oltre al sindaco, Angela Vitiello per la maggioranza e Pardo Mezzapelle per la minoranza. Con una grande emozione, è stato il primo consiglio comunale, è stata un'esperienza bellissima. Sentivo questo momento, anche i miei amici della maggioranza, perché vogliamo partire, vogliamo cominciare a lavorare per il bene di questa comunità. Il sindaco Puchetti ha indicato così le priorità del mandato, ricordando l'ospedale Vietri a partire dal reparto di oculistica e la proroga al 31 dicembre dello sportello dell'Agenzia delle Entrate. I punti più importanti che già in questi primi 15 giorni abbiamo messo mano sono innanzitutto la ristrutturazione della pianta organica, già abbiamo posto in essere dei provvedimenti. Convinti che per rilanciare questa comunità bisogna dare un ruolo al nostro Vietri, abbiamo già avuto incontri con la dirigenza e con il governo regionale e siamo convinti che nel nuovo piano sanitario il Vietri avrà un ruolo importante. È chiaro che insieme a questi aspetti bisogna puntare sulle risorse della nostra Larino, del nostro territorio e quindi cercheremo di valorizzare sia l'agroalimentare che i beni architettonici e archeologici che sono i veri tesori della nostra Larino. Puchetti punta al dialogo con l'opposizione. Spero che sia al collaborativo. Penso che la nostra opposizione è costituita da persone che vorranno sicuramente il bene di Larino e quindi non ci saranno grossi problemi.